Diciamo che abbiamo fatto una buona partita e diciamo che il pareggio non ci fa schifo. Adesso ci giochiamo tutto domenica e speriamo di fare una buona partita come abbiamo fatto comunque oggi, che comunque abbiamo giocato bene e cercare di arrivare in finale. Tra l'altro hai fatto una grande partita nel mio giudizio. Luca, tempi di inserimento giusti, da un tuo inserimento un colpo di testa che ha sfiorato la traversa. Avete un po' di rammarico anche visto il palo centrato da Mancuso? Sì, il rammarico c'è perché comunque abbiamo creato molto, potevamo vincerla, però comunque abbiamo pure rischiato in qualche occasione, quindi non ci lamentiamo comunque. Adesso facciamo la nostra partita domenica e speriamo che riusciamo a vincere. Una gara aperta quella di questa sera, tante occasioni, soprattutto nel primo tempo dall'una e dall'altra parte, poi nella ripresa è subentrata un po' di stanchezza, soprattutto nel Verona, e anche voi avete cercato comunque di non rischiare. Sì, eravamo stanchi nel secondo tempo perché comunque è stato un primo tempo a ritmi altissimi e quindi siamo calati un po' tutte e due le squadre nel secondo tempo. Comunque adesso ci riprenderemo e ci alleneremo a tutta birra per domenica. Luca, ti chiedo l'ultima cosa. Dicevo anche con il presidente Sebastiani prima che ho visto una squadra molto più brillante rispetto al girone di ritorno. Anche a te ho visto un Luca Cricco con tanta più gamba. Insomma, qual era il motivo per la vostra flessione che è durata anche un po' troppo? Guarda, non lo so, sicuramente siamo stati fermi più di una settimana e abbiamo ricaricato le pile. Adesso comunque stiamo bene, anche tutti i compagni ci sentiamo bene, comunque questi playoff vogliamo concretizzare quello che abbiamo fatto fino adesso. Siamo arrivati fino a qua e vogliamo vincere. Grazie, Tra qualche giorno ci sarà la gara di ritorno, ci vorrà l'Adriatico pieno per sostenere la squadra. Sì, speriamo che verranno in molti perché abbiamo bisogno dei tifosi.